Grazie. Tutti i nostri relatori sono stati bravissimi, hanno terminato le loro relazioni e adesso potremmo cominciare con domande e risposte. Chi vuole fare una domanda o delle domande, prego, prego. Vedo. Allora, facciamo prima lei. No, beh. Quindi c'è il microfono. Che ho ricevuto i microfoni, la faccio da seduto. Sono Massimiliano Zanoni, mi occupo di gestione di rischi finanziari per le banche e ho lavorato un po' in mezza Europa. La mia domanda è per il presidente Mucchetti, ma in fondo possono intervenire tutti gli altri, il gesuita ci ha un pochino risposto alla fine. Vorrei condividere appunto almeno un assunto, cioè il capitalismo con il quale tutti, come dire, conviviamo è basato sul credito, anche se qualcuno preferisce guardare un pochino la sua immagine riflessa, cioè il debito. Allora diciamo il capitalismo è basato sul debito. Il presidente Mucchetti si faceva notare appunto che la crisi è cominciata da uno sviluppo dei debiti privati e anche questo non ci stupisce per nulla, visto che quando il denaro costa poco la gente ne prende di più se qualcuno glielo dà. Ecco, la sorpresa nasce quando è lo Stato a indebitarsi per dare un respiro ai privati. Perché ricordiamolo che la spesa pubblica è sempre un ricavo per i privati, e ciò diventa subito un problema morale, invece che una questione tecnica o addirittura politica. E di questo comunque ringrazio il Gesuita che un pochino ci ha risposto. E chiedo quindi al Presidente Mucchetti perché un tema tecnico, o oserei dire politico, diventa sempre solo una questione morale. È una domanda a lei. La domanda perché la voce rimbombava, lei la riassumo così, dice come mai il debito, in particolare il debito pubblico, viene considerato una colpa, una questione morale, il debito privato no o meno, anziché rimanere una questione economica risolubile sul piano, diciamo così, della tecnica economico-finanziaria. Ma personalmente tenderei, io ho ricordato la curiosità, insomma, della lingua tedesca a questo riguardo, ma non mi pare che da parte dei reggitori della cosa pubblica, da parte dei sistemi politici, in particolare dei sistemi politici occidentali, il debito sia mai stato considerato in realtà una colpa. Negli usi e costumi del secolo XIX, chi falliva si suicidava, ma dopo il Chapter 11 negli Stati Uniti non si suicida nessuno perché fallisce, semplicemente si sistema la partita e se ne riapre un'altra. E anche nel nostro paese o in Europa il debito non è da trattarsi. Non viene trattato a questo livello, anzi, per un lungo periodo si è pensato che una certa quantità di debito, in un certo periodo una grande quantità di debito, fosse un modo per ottimizzare il rendimento dei capitali propri, dell'equity, del capitale sociale. Sono stati conti sbagliati. Perché nel 2007-2008 è stato proprio il debito delle famiglie negli Stati Uniti a mettere in crisi il sistema. Un sistema che riteneva pericoloso il debito pubblico perché il debitore non era particolarmente serio, essendo condizionato dalla ricerca del consenso che caratterizza la democrazia, il sistema democratico, mentre si pensava in modo ideologico e quindi sbagliato che il settore privato avrebbe costantemente corretto in tempo pressoché reale i propri errori e quindi non sarebbe mai arrivato a un punto di rottura, perché chi sbagliava e falliva veniva sostituito da altri che invece andavano bene. Questo paradigma non ha funzionato, alla lunga non ha funzionato. Quindi penso che qui stia il punto
quello che è stato molto interessante, se posso fare un commento, l'intervento del vicepresidente di Gazprom Bank, quando ha sottolineato come oggi una quantità crescente di finanziamenti all'economia provenga non dal sistema bancario in qualche modo formalizzato e sottoposto alla vigilanza, giusto o sbagliata che sia, lungimirante o arretrata che voglia essere, delle banche centrali, ma da un sistema finanziario, dallo shadow banking, che spesso assume anche la forma di un sistema che perlomeno in prima battuta appare più efficiente del sistema bancario tradizionale, perché se io erogo il credito anche alle imprese come le società di credito al consumo lo fanno ai consumatori, cioè su base statistica, senza un esame del merito di credito del debitore, ma sulla base di algoritmi, e la raccolta avviene attraverso le piattaforme online e quant'altro, voi capite che i costi industriali in prima battuta sono molto bassi, e se come dire, il tutto è strutturato in modo tale da ridurre a livelli sostenibili le insolvenze, sembra di aver trovato l'uovo di Colombo. In realtà credo che anche in questo caso il diavolo faccia le pentole ma non i coperchi. Cioè, io vorrei commentare brevemente. Infatti, a prima vista si potrebbe supporre che il banking ombra, shadow banking, sia più efficiente, più veloce nelle sue decisioni, e che anche l'efficienza di queste decisioni sia più alta rispetto al settore bancario. Ma voi dovete capire che il settore bancario ha una lunghissima esperienza di gestione dei rischi legati ai crediti, e quando noi cominciamo a rilasciare attivamente senza avere una visione netta degli aspetti specifici di tutti i rischi, cominciamo a rilasciare tanti crediti e prestiti, non facciamo altro che gonfiare lo stesso, la stessa bolla di sapone che abbiamo già visto in precedenza, solo che a differenza della bolla di economia elettronica, nel nostro caso si tratta della bolla dei crediti. Recentemente abbiamo avuto un incontro con una delle più grandi società finanziarie americane. Noi abbiamo valutato i rischi, e la fintech e la shadow banking non possono costituire la risposta a tutte le sfide. E oggi è vero, rappresenta un'alternativa, ma quale sarà il futuro, quello delle banche tradizionali o del finbanking? Secondo me dovrà essere un modello ibrido, nel senso che ci saranno anche i vecchi costrutti, i vecchi schemi strutturali, cioè la griglia sarà quella delle banche tradizionali, mentre l'interfaccia verso il cliente potrebbe essere svariata, perché molte persone veramente ormai potrebbero lasciare il settore tradizionale per andare in quello shadow. E volevo fare una domanda soprattutto al senatore Mucchetti, di cui apprezzo tra l'altro il suo posizionamento in politica interna, ma il referendum del 4 dicembre non è oggetto della riunione di oggi, quindi teniamo da parte. Invece, dove sono stato un po' perplesso è la sua posizione di rimpianto che il TTIP venga bloccato, sia in una fase di stagnazione, perché tra l'altro stamattina è stato anche rilevato come un'eventuale elezione di Hillary Clinton potrebbe portare a pericoli nell'ambito dell'Eurasia e nell'ambito di una ulteriore cooperazione tra i paesi europei ed asiatici, o piuttosto dell'Eurasia, cioè con la Federazione Russa in pratica. In quanto la Hillary Clinton ha esplicitamente affermato che se non c'è gli Stati Uniti di mezzo, nessun trattato al mondo può avere efficacia. Ora, questo crea problemi. È una fortuna che Francia e Inghilterra
abbiano fatto sospendere le trattative sul TTIP, c'è sembra solo l'Italia adesso che si accontenta, malgrado che adesso abbiamo visto il boicottaggio da parte della NATO, cioè degli Stati Uniti, di buoni rapporti con la Federazione Russa, stia portando del male in Italia, proprio nel Veneto e a Verona in particolare, nell'agricoltura veneta, perché dobbiamo subire delle controsanzioni da parte della Russia, ma anche nell'industria, nelle macchine utensili per esempio. E una volta usciti dal mercato russo, sarà per colpa nostra poi, per una decisione politica, sarà molto difficile soppiantare altri paesi che stanno entrando al posto nostro. Quindi io vedrei piuttosto un pericolo se il TTIP va bene, a parte i pericoli alla salute, perché dovremmo fidarci dei prodotti alimentari americani con il controllo delle autorità americane e non delle autorità italiane. Ma se noi italiani viviamo 4-5 anni in media di più degli americani, forse perché mangiamo un po' meglio. Infatti i russi erano ben contenti di importare i prodotti alimentari italiani fino alla questione delle sanzioni, che poi non ha molto senso per noi veronesi soprattutto fare delle sanzioni a favore dell'Ucraina che si detiene i quadri di Castelvecchio rubati pochi metri da qui. Bisognerebbe fare delle sanzioni contro l'Ucraina, perché tra l'altro adesso il sindaco Tosi che c'era stamattina ha parlato con Renzi ha detto telefono io al presidente dell'Ucraina, entro novembre avrete i quadri a Verona. Vabbè, aspettiamo novembre intanto. Però non ha neanche senso, può essere controproducente anche mandare 150 soldati fra i 6.000 della NATO ai confini della Russia. Come se non sapessimo la storia, abbiamo già, noi italiani dai russi non abbiamo mai ricevuto nulla di male, però in due secoli abbiamo mandato dei volontari con Napoleone prima, poi con Hitler erano un po' meno volontari, ma una volta ci siamo sorbiti la ritirata della Beresina nel 1812, dopo ci siamo sorbiti 100.000 alpini trasformati in 100.000 gavette di ghiaccio, quindi non ha molto senso per noi italiani andare contro la Russia che non ci ha fatto niente di male. Grazie. Sarò telegrafico, io non sono a favore ciecamente del TTIP o delle relazioni invece sul versante opposto orientale, sono perché quando si tratta di relazioni commerciali si sia molto aperti, avendo ciascuno una visione chiara dei propri interessi nazionali. Trovo che sia, condivido la preoccupazione, che ci sia poco senso nella politica degli Stati Uniti, che per un verso si ritira nella Fortezza America e per un altro verso manda le truppe. Cioè, trovo che ci sia una schizofrenia in questo senso. La presenza dell'Italia con 140 uomini è una presenza, come dire, vogliamo definirla simbolica, di un simbolo che si poteva fare o non fare, ma che all'atto pratico non fa tremare nessuno. Credo che accanto a queste iniziative ci siano iniziative come quella di oggi, che invece testimoniano di un vivo interesse del nostro Paese, e le proposte che ha fatto questa mattina il Presidente Prodi sono proposte che a mio avviso vanno prese in serissima considerazione da parte del nostro governo nell'azione di politica estera da fare in sede dell'Unione Europea e non soltanto. Quindi senz'altro sono d'accordo, le ricorderò un insomma, per quel poco che vale, ma a suo tempo avevo manifestato quando vennero prese le sanzioni una marcata perplessità sull'efficacia di quelle misure, mentre trovavo più ragionevole discutere se valesse o meno la pena allora di insistere col South Stream. Purtroppo il governo italiano, che è quel gasdotto che
bisognava fare in più attraverso il Mar Nero, ma non perché si dovesse avere una contrarietà di principio, ma ancora una volta perché, visti i conti e i preventivi, non era chiara, a mio modo di vedere, magari sbagliando, qual era il vantaggio. Quindi su quello avevo una riserva, su quell'altra delle sanzioni avevo una riserva di segno opposto, esattamente una posizione totalmente, diciamo, diversa da quella dei tedeschi, che vogliono più sanzioni e poi fanno il Nord Stream 2. Quindi non si capisce bene che parti in commedia vengano fatte. Credo che il nostro paese e l'Europa abbiano interesse ad essere aperti e verso l'Atlantico e verso gli Urali, verso l'Eurasia, e non, come dire, ad aprirsi da una parte soltanto, perché come diceva Grazie, altre domande? Oggi il mondo non è più fra due gruppi, diciamo, alleanze militari contrapposte, ma il mondo è fatto di 5 o 6 macro regioni che sono tutte importanti, dalle quali nessuno può prescindere. Grazie. Executive Intelligence Review. E volevo chiedere, visto che si è detto stamattina che mancano leader coraggiosi in Europa, a Mucchetti ma anche agli altri oratori, che cosa dicono di quel che si sta discutendo in questi mesi a partire da metà luglio della bomba a orologeria dei Deutsche Bank, e cioè della proposta, lo chiedo a Mucchetti in particolare perché in passato si è dimostrato favorevole al Glass-Steagall Act da reintrodurre a livello internazionale, appunto dicevo, la proposta per Deutsche Bank sarebbe questa di sì, fare un salvataggio, ma questa volta non come quelli del pattuiti tra i G20, un salvataggio condizionato al riportare la banca tedesca agli standard che aveva in mente Alfred Herrhausen, quindi per farla ritornare alla sua vocazione pro industria e pro economia reale, come diciamo oggi. Ecco, tutto qui, grazie. Telegraficamente, Deutsche Bank da tanti anni non è più una banca legata all'economia reale, ma è una banca di investimento, la più grande banca di investimento d'Europa ed una delle principali del mondo. Fa parte più del sistema di Wall Street che del sistema europeo, per ridurre tutto a uno slogan. Vedo qui davanti a noi il presidente Prodi e vorrei ricordare quella volta nel 2011 in cui sul Corriere della Sera demmo notizia che la Deutsche Bank aveva cominciato a vendere su larga scala i titoli di Stato italiano senza che il governo italiano se ne preoccupasse, ma ne avevamo parlato dicendo questo è un atto di aperta ostilità verso il nostro paese. Di lì a poco lo spread impazzì. Purtroppo allora il governo era preso da, come spesso accade, è accaduto a quel governo e ad altri in seguito, a questioni di bassa cucina interna e non vide la tempesta che stava arrivando. Deutsche Bank da tanti anni ha i conti che, a mio modo di vedere, non sono in ordine. Bastava confrontare come erano allocate allo stato patrimoniale le attività in derivati secondo gli US GAAP, cioè i principi contabili degli Stati Uniti, e secondo i principi contabili internazionali. Si vedeva che, come dire, c'era del marcio in Danimarca. Adesso il marcio è venuto fuori e siccome bisogna sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, e se non è mezzo pieno bisogna cominciare a versarsi comunque del vino, la speranza è che l'emergere del problema Deutsche Bank induca il regolatore europeo a fare quello che non ha fatto con altre banche di minore influenza, e cioè a modificare le regole che oggi sono di fatto procicliche, cioè aumentano le difficoltà quando le difficoltà ci sono, anziché essere anticicliche, e cioè riuscire a darsi una mano a risolvere i problemi.
quando si tratta di Monte dei Paschi o di Banca Etruria o della Popolare di Vicenza, la Vigilanza Unica Europea si mostra arcigna. Vedremo se sarà così arcigna anche con la Deutsche Bank nel fare i conti reali di quanto è grande il problema Deutsche Bank e quindi nell'approntare, nel consentire le soluzioni. Il mio timore è che nel fare i conti sulla Deutsche Bank si sia di manica larga in modo tale che la soluzione del problema, tra virgolette, sia più semplice. Ma se la Vigilanza Unica Europea userà non due pesi e due misure, ma le stesse misure, si accorgerà che la politica che ha seguito fin qui nel settore bancario è una politica da rivedere. Altra domanda? Uno dei relatori, mi è sfuggito il nome, ha parlato sostanzialmente di de-dollarizzazione nel sistema dei pagamenti dell'interscambio e quindi nel ruolo che dovrebbero assumere valute regionali. Però chiederei come sta funzionando la cosa proprio all'interno di Eurasia e di Russia e Bielorussia, nel senso che mi sembra che in realtà l'idea è buona, però le difficoltà pratiche e le divergenze di interessi anche all'interno di queste minori comunità di libero scambio siano tuttora grosse. Grazie. Beh, la domanda sì, non è proprio completamente per me, ma voglio riportarvi solo la statistica. Non fino ai decimali, ma insomma il commercio tra la Bielorussia e il Kazakhstan. La quota del rublo arrivava al 60-70% ed era assolutamente libera, magari ad eccezione delle risorse energetiche, è stato svolto il clearing della contabilità, perché il rublo come mezzo di pagamento viene accettato normalmente sia in Kazakhstan sia in Bielorussia nei scambi commerciali con l'estero. Quindi se parliamo invece per esempio tra Russia e Cina, c'è una politica conseguenziale negli ultimi 3 anni di interazione tra la nostra banca centrale della Russia e la banca popolare della Cina, e il che ha fatto sì che ci sia un clearing ormai stabile in rubli e yuan nel commercio con l'estero. La quota per ora è modesta, ma insomma nel principio continua a crescere, e quindi se vediamo le comunicazioni della nostra banca centrale sulla base di queste reciproche garanzie di clearing, continua a crescere e effettivamente è una storia che funziona. La Cina già come tale, rivolgendosi all'Europa o in America, ha svolto un lavoro molto attivo per creare tutta una serie di centri di commercio con lo yuan in zone offshore. Parliamo di decine, centinaia di miliardi di yuan. È una tecnologia che è nota, funziona. Cioè, sottolineo che se prima negli anni 90 per esempio i conteggi in rubli o in rupie o in yuan venivano fatti, diciamo così, a mano, oggi in molte valute, col rublo, con lo yuan e altre valute regionali, i pagamenti vengono fatti in maniera del tutto automatica, cioè la stessa procedura dei pagamenti in euro o in dollari. Grazie. Teoricamente abbiamo ancora circa 10 minuti, ma di fatto siamo in realtà con molto ritardo, e quindi per ridurre il ritardo direi che possiamo concludere qui il nostro panel. Io ringrazio tutti i partecipanti, grazie. Arrivederci.